Ciao a tutte, allora questo sarà il video 10 prodotti sotto i 5 euro. Ho provato a selezionare non solo prodotti Essence, giusto per avere un attimino più di scelta e quindi volevo mostrarvi un pochettino i 10 prodotti che io assolutamente vi consiglio sotto i 5 euro. Non tutte vogliamo investire troppi soldi oppure su determinate categorie, anch'io preferisco risparmiare un pochettino. Se ci sono dei prodotti validi a 5 euro sono contentissima di consigliarveli. Allora parto e ve li farò vedere un po' velocemente. Allora, partiamo dal fondotinta. È stato veramente difficile selezionare ovviamente un fondotinta sotto i 5 euro. Io ne ho provati diversi di Essence, ma nessuno mi ha soddisfatto, anche quello famosissimo, adesso non mi ricordo il nome, che ultimamente si sente spesso parlare, però io l'ho provato e non mi è piaciuto. Mentre devo dire che mi è piaciuto tantissimo questa BB Cream di Lidl, della linea Sienne. Non so se conoscete la linea di questi prodotti, comunque la potete trovare da Lidl. L'ho pagato 3,49 euro. Io ho preso la colorazione medio scura, che sta diventando un pelo troppo chiara per me adesso, però devo dire che mi piace molto la consistenza, è molto, come dire, corposo, non è troppo liquido, si stende, è quasi come se fosse una mousse, si stende facilmente, io preferisco utilizzare o il pennello oppure utilizzo una spugnetta per avere un effetto molto più naturale, ha una medio-bassa coprenza, però devo dire che io con la pelle mista e comunque d'estate col caldo peggiora la situazione, mi ci sto trovando veramente molto bene. Io per 3,49 euro una chance gliela darei. E niente, quindi sicuramente questo è il primo prodotto. Seguendo, diciamo che sto cercando di seguire un ordine logico, un prodotto che mi è piaciuto tanto è la Cipria All About Matte di Essence. Allora, io prediligo le ciprie colorate. Vado ad utilizzare un simil Kabuki quando vado a prelevare il prodotto e quindi lo vado ad applicare, mi dà anche un velo di colore. Con questo, ovviamente, con questo invece preferisco utilizzare un pennello molto più largo, molto più morbido, perché non mi dà a fare quell'effetto bianchiccio. Anche se è una cipria molto molto fine, molto leggera, un po' l'effetto se andate a utilizzare quei simil Kabuki lo dà, e quindi preferisco le cipre colorate, però devo dire che con questa mi ci sto trovando veramente molto bene, la sto utilizzando spesso in accoppiata con questo. Questa mattina l'ho applicato il fondotinta, ho preso un pennello con setole abbastanza larghe, molto morbido, e l'ho applicato su tutto il viso, quindi mi va a dare quell'effetto finish matte, e devo dire che dura davvero tantissimo. Prezzo sotto i 4 euro comunque. Adesso io non mi ricordo a memoria tutti i prezzi, però sono sicura che sono sotto i 5 euro. Altro prodottino che mi sento di consigliarvi, e adesso ve lo faccio vedere nuovo perché gli altri sono zozzi, ma io mi ci trovo veramente molto molto bene con i pennelli Essence. In assoluto il mio preferito è questo, il pennello per le sfumature. Ne ho tipo 3 o 4, è veramente il mio preferito, mi ci trovo veramente benissimo, ma amo tantissimo anche quello per l'eyeliner. Per il viso li trovo un po' scomodi, la lunghezza del manico e molto morbidi, non so, per il blush preferisco un pennello un pochettino più rigido, però sono tentata di provare il Kabuki, quello verde, magari da metterlo più che altro in borsetta per ritoccare un po' la cipria. Però devo dire che se state cercando dei pennelli, sicuramente questo è in assoluto il mio preferito. Ripeto, per utilizzare l'ombretto per sfumarlo utilizzo praticamente solo quello, e io anche ho un pennello di MAC, quindi nel senso mi ci trovo veramente benissimo. Poi, altro prodotto che ormai sapete alla nausea, è uno dei miei preferiti che compro, compro, ricompro, ricompro. È il mascara della Essence. Io mi ci trovo benissimo, ho provato altri mascara Essence e mi sono piaciucchiati, però ritorno sempre a questo perché è veramente il mio preferito. Per 3 euro e sotto i 3,50 euro dà veramente un finish molto ciglia effetto finto, no? Effetto ciglia finte, me le allunga molto, mi dà molto volume, quindi è in assoluto uno dei miei preferiti. Ha un pennellino, ha uno spazzolino sintetico, non è quello con le fibre, ma è il genere di
applicatore che io preferisco e ripeto, per il prezzo che hanno, io li trovo veramente ottimi. Questo è l'assoluto mio preferito, cioè l'ho già ora credo ricomprato almeno 10 volte, mi piace tantissimo. Poi, altro prodotto che mi sento di consigliarvi, ma più che altro perché secondo me è una chicca, è questo matitone qui. Io ve lo consiglio in questa colorazione qui, che è la 02 Peach Perfect. Perché? Perché in questo modo questo colore lo potete sfruttare più contesti. Allora, questo qui è sempre di Essence, pagato sempre sotto i 3 euro. Esiste in diverse colorazioni, è di base diciamo, un ombretto waterproof, un ombretto in crema. Vedete, fatto così, si gira qui sotto ed esce il prodotto. Io ho preso questo colore perché non so se riuscite a vederlo, è molto molto luminoso e io l'ho utilizzato tipo oggi, l'ho applicato sulla palpebra mobile e l'ho sfumato semplicemente con le dita. Se no, mediamente un altro utilizzo che mi piace davvero fare è quello di applicarlo qui sullo zigomo e poi sfumarlo delicatamente e quindi diventa un illuminante. Vedete, molto scimmeroso. Oppure potete ritoccare, metterlo qui, nel senso ci sono, se ho toccato sicuramente il rossetto, ci sono un sacco di utilizzi che secondo me potete fare con questo ed è veramente carino. Questo è molto luminoso, è veramente waterproof. Sul viso tenete conto che con sotto il fondotinta e la cipria non va a attaccare perfettamente, quindi non ha una durata così estrema, però secondo me è molto molto carino. Poi comodissimo secondo me da tenere in borsetta. Semplicemente lo tamponate e lo riapplicate, io lo faccio veramente spesso. Poi mi piace perché è facile l'applicazione, nel senso che non dovete andare a prendere pennello o pennellino, andate a tamponare, picchiettate col dito e semplicemente. Ripeto, nel caso non dovesse piacervi questo colore, l'idea di utilizzarlo come illuminante, esiste anche grigio, altri colori più scuri, però a quel punto non potete utilizzarlo come illuminante, ovviamente. Altro prodotto che vi consiglio è un blush. Questo qui è un blush di recente acquisto, ma che è stato veramente una scopertona. È della linea Shaka. Questo qui è il numero 100 Queen e l'ho pagato 4,99 euro, quindi siamo perfettamente sotto i 5 euro. E io ho acquistato questo colore qui che è un color terracotta, che è quello che ho indosso oggi. È matte, totalmente matte, non so se riuscite a vederlo, comunque mi piace tantissimo, molto scrivente, quindi attenzione, dosate bene il prodotto e ha una durata veramente ottima. Quindi super consigliato anche questo prodottino qui. Io Shaka lo trovo da OVS e Upim, quindi mediamente dove c'è Essence c'è anche Shaka. Vado avanti con prodotti per gli occhi. Un'altra scoperta, questa qua non è molto recente, però è famosissima, è questa palettina della Wet n Wild. Ora io ho questa colorazione qui che è la Comfort Zone, che è sui toni del marrone e del verde. Comunque esistono davvero tantissime colorazioni e devo dire che mi è piaciuta davvero tantissimo. Siamo sui 3,59 euro, 4 euro, comunque una cifra del genere. Qui avevo un applicatore che io ho rimosso, non ha specchi né niente, molto basic il packaging, però mi piace molto perché io ho sfruttato davvero tanto queste due colorazioni qua. Questo è sul pesca, mentre questo è un tono più freddo. Qui ci sono tutti dei verdi. Diciamo che di base loro propongono due, come dire, due trucchi, col tono del verde e col tono del marrone. Questo qui è, diciamo, un dupe del duochrome di MAC. Non so se riuscite a vederlo, comunque è un verde rossastro, che si chiama Club, se non sbaglio. E, sono un po'. Cioè, nel senso, non so spiegare, ma non sono polverosi, hanno un effetto tipo, vorrei dire tipo mousse, perché quando voi lo passate sentite proprio una sensazione di cremosità, non è facile da spiegare, però sono super pigmentati, facilissimi da stendere e il prezzo è veramente ottimo. Ci sono altre colorazioni, vi consiglio di darci un'occhiata. Io l'adoro, mi piace tantissimo. Poi, prodotti per le labbra. Allora, qui ne ho due, ho preso degli esempi. Sicuramente io straconsiglio le matite labbra di Essence, costano veramente una cavolata. Io in questo caso ho preso la 01 e la 07. Io le utilizzo semplicemente come dei rossetti perché mi piace molto l'effetto matte, durano davvero tanto e sono molto confortevoli. Poi ripeto, per il prezzo che hanno sono veramente fantastiche, però
Sono molto conosciute queste matite, io ve le super consiglio. Nel caso, vi consiglio tantissimo, forse un pelo di più, le matite labbra di Kiko. Allora, io ho preso due collezioni. Questa è la linea basic che nessuno si calcola, che costa veramente pochissimo. Adesso poi sotto i 2 euro a volte, sono veramente spesso in promozione. La mia preferita in assoluto è che spessissimo mi chiedete cosa indosso sulle labbra è questa qui, che è la numero 709. È quella morbidezza giusta per riuscire ad applicarlo su tutte le labbra, però ha quella consistenza che ti permette di bloccare lì la matita e tenerla su tutto il giorno. È veramente fantastica, la utilizzo tantissimo ed è questo color, diciamo, ciliegia. Mi piace tantissimo, mentre questa qui, adesso io ne ho prese solamente due. Giusto per farvi vedere, è molto più scura, molto più invernale della 710, anche questa mi piace davvero tanto. Altra linea che costicchia un pochettino di più, ma siamo comunque sotto i 5 euro, mi sembra 4,90, è questa qui che è la Creamy Color. Ora ne ho preso una di matita, però ne ho altre tipo 2 o 3 e io ho preso questo qui adesso per farvi vedere che è un rosso. Idem. La linea basic ha una consistenza un pochettino più dura, mentre questa è leggermente più cremosa, però stessa cosa, durata fantastica, pigmentazione, super opache, mi piacciono tantissimo. Preferisco comprare queste matite e utilizzarle come rossetto piuttosto che comprare un rossetto. Fantastiche, mi piacciono tantissimo. Ultimo prodotto che vi consiglio, decimo prodotto, che non è di make-up ma è un prodotto per le unghie ed è il famosissimo Top Coat di Essence. Ora non gli ho fatto il packaging perché prima era tutto argentato, non si intravedeva il prodotto e quindi questo l'ho appena ricomprato perché l'altro l'ho finito ed è appunto della linea, Essence The Gel. Questo. Ho comprato anche la base, devo dire che aiuta, però ho notato che questo top coat è veramente fenomenale. L'ho confrontato con diversi tipi di smalti, mi fa veramente durare molto di più e quindi siamo sui 3,50 euro. Consigliatissimo. Ok, questi sono tutti i 10 prodotti che volevo consigliarvi. Fatemi sapere se avete qualche prodotto sotto i 5 euro da consigliarmi. E se vi è piaciuto il video e se volete vedere altri video simili, ma ho pensato o fare sotto i 10 euro o se trovo altri prodottini sotto i 5 euro, mettete mi piace così ci saranno sicuramente altri video. Un grosso bacione, ciao!